Adesso arriviamo al clou dei costruttori. La ditta Ranco. La ditta Ranco nasce nel 1890, avendo un'attività intensa, che è qui presente, Ranco lì, poi lo chiamiamo sul palco, lavorando oltre che per l'Italia moltissimo, ma proprio moltissimo per l'estero. Nel 1955 la grande crisi della fisarmonica travolge tutto il settore, ma la ditta Ranco continua la produzione mantenendo viva la tradizione e l'elevata qualità del prodotto, grazie a Ranco Giuseppe e al figlio Alessandro. Nei primi anni del 1900 i fratelli Guido e Pietro Deiro, musicisti piemontesi, furono loro a portare negli Stati Uniti la prima fisarmonica con tastiera pianoforte, ed era una fisarmonica Ranco realizzata naturalmente a Vercelli. Perché questo l'ho letto su un libro, in America, negli Stati Uniti, non volevano una fisarmonica pianoforte perché la paragonavano a un enorme dentiere che ti morde le dita, una loro mentalità, quindi andava troppo trasformato. Però la Ranco e i fratelli Dale hanno fatto cambiare idea. Poi circa 2 anni fa Giuseppe Ranco è stato premiato dall'Associazione Piemontesi nel Mondo per il contributo che la storica azienda ha dato e continua a dare alla diffusione delle eccellenze regionali nel mondo. Adesso alla ditta Ranco, che lui cessa l'attività, cioè rimane sempre presente, guai se se ne va perché ha un caposaldo, subentra Roberto Farina, che io chiamerei tutte e due, sia Ranco, Giuseppe e Roberto Farina, qui sul palco, a spiegare la loro continuità. Tanto è evidente, Ranco Giuseppe, non posso essere, no. Ranco Giuseppe è questo. Pronto, la parola a voi. Io e Roberto ci conosciamo da poco, ma devo ringraziare il Padre Eterno perché io, data l'età, ho fatto 82 anni, problemi che ho avuto con, non dico altro, e un po' di problemi di cuore, di cosa, una storia un'altra, ho passato il testimone e ho conosciuto questo fantastico signore che è veramente una bravissima persona, un competente veramente, e mi sono accordato con un'altra ditta di Vercelli che si chiama Tecnofisa, okay, che ci fa le casse e tutto il resto, e noi non è che commerciamo le fisarmoniche, le costruiamo di sana pianta, dalla cassa fino alla fine. E adesso l'amico Roberto sta rilanciando, come una volta, la ditta Ranco. Io sarò al suo fianco per tutto quello che ha bisogno e per la collaborazione che posso dare. Se il Padre Eterno mi dà ancora qualche anno di vita, lo faccio molto molto volentieri. Perché è un nome che mi spiace, però sono contento di aver trovato lui, perché è veramente una persona formidabile, lo dico con la massima sicurezza. Io ringrazio tutti quelli che mi hanno conosciuto negli anni passati, quello che ho fatto eccetera eccetera, però sarò sempre presente in queste manifestazioni eccetera, perché la fisarmonica ce l'ho nel cuore e voglio che vada avanti fatta e costruita con il cuore, questo è necessario. Bravo! Adesso vi passo la parola a Roberto che dice due parole anche lui. Buonasera a tutti, come aveva detto giustamente Giuseppe, vogliamo continuare ad andare avanti con il cuore e soprattutto con l'impegno di non essere solo commercianti, ma costruire ancora la fisarmonica senza tante magie, ma solo costruzione vera e propria. Abbiamo dato fiducia alla Tecnofisa come ditta costruttrice per la parte del legname, portiamo avanti noi i segreti costruttivi di quello che è la parte delle voci, il motore della fisarmonica, tutto ciò che sono le voci Ranco, mi impegno e porto avanti quello che è riuscito a trasmettermi Giuseppe, che continuiamo a portare nel tempo e nel futuro, attualizzando le forme, cercando di snellire la fisarmonica e essere competitivi sia nel futuro ma senza assolutamente andare a intoccare quella che è la qualità. Vi ringrazio tutti. Bravo. Io non mancherò sicuramente. Grazie. Ciao.
non mancherò sicuramente a queste manifestazioni perché ho un immenso piacere di seguire e mi diverto anche. Grazie mille per quello che qualcuno ha voluto essere mio cliente già nel passato, ma io sono sempre a disposizione di tutti per incontrarci, fare una mangiata, una suonata, e vivrò ancora perché la fisarmonica ce l'ho nel cuore. Bravo! Grazie. Bravo. Vabbè, io non ho più niente da dire dopo due colossi così, cosa dico? No, ringrazio anche loro perché loro tengono vivo l'interesse per la fisarmonica. Continuate a farlo che noi vi seguiremo. Noi cerchiamo di mettere su anche una scuola con i bambini, con giovani, proprio da. Eh sì, ma voi siete distanti, ma è giusto che ci sia da una parte e dall'altra. Perfetto, bene. Ti aspetto. Ah sì, con il gruppo Suzuki. Vabbè. Sì, che è il gruppo Suzuki che l'abbiamo avuto per 2 anni qui. E sono stati meravigliosi quei bambini. D'accordo. Adesso sul palco i fratelli Cavalieri. Grazie ancora.